Ci avviciniamo a Piazza del Mercato, oggi siamo con Crescenzo Presutti, l'ex assessore all'ambiente, un luogo che è stato oggetto di forti critiche, ci sono stati anche minacce di incantamenti agli alberi che sono stati abbattuti per un motivo serio, che è quello della presenza di un fungo patogeno che è stato conclamato, che ha fatto ammalare questi alberi, La cosa più preoccupante che ci racconta l'ex assessore è il pericolo di contaminazione per le stesse specie di alberi che si trovano nell'arco di 300 metri appunto da Piazza del Mercato. Questo è il resto dei platani, quelli tagliati. Vediamo una colorazione rossiccia. Se noi, questo si vede proprio a occhio nudo. E quello è il sintomo di una gravissima patologia che scientificamente viene indicato con il nome di Ceratocystis platani o fimbriata, però è più corretto dire Ceratocystis platani, che volgarmente viene, cioè insomma in italiano noi conosciamo come cancro colorato del platano. E già la parola la cancro, parola forte, no? Esatto, ci rappresenta una patologia, descrive una patologia fungina molto grave, molto seria peraltro. Basta scorrere anche attraverso le pagine web, fare una ricerca su questa patologia, guardare le notizie e scopriamo che questa patologia, la cui lotta è ormai obbligatoria da parte perché è disciplinata dalla legge, si è diffusa un po' in tutta Italia, a partire soprattutto dagli anni 50 e poi via via, ed abbiamo avuto anche delle zone d'Italia in città dove addirittura si è avuta proprio una vera e propria strage. E purtroppo è una malattia incurabile, è un fungo, è facilmente, si diffonde facilmente. Peraltro è specificatamente disciplinata da un decreto ministeriale, se non erro del 2008, poi modificato successivamente. Che cosa dice sostanzialmente questo decreto ministeriale? Che appunto la lotta è obbligatoria su tutto il territorio nazionale. Una volta che viene individuato un focolaio, anche un solo esemplare di albero, questo va immediatamente abbattuto, e vanno abbattuti anche gli altri immediatamente adiacenti. C'è un raggio di azione? Sì, peraltro viene istituita solitamente una zona chiamata appunto zona focolaio, che nel caso di specie il Dipartimento di Agricoltura e Foreste della Regione Abruzzo ha individuato nel raggio di 300 metri da questa zona, e sostanzialmente dice, invita le amministrazioni a monitorare se nel raggio appunto della zona focolaio, partendo da Piazza del Mercato potremmo arrivare a Piazza Risorgimento, quindi. Sì, Piazza Risorgimento eccetera, io adesso non ricordo bene, credo che ci siano anche altri esemplari di platani, e praticamente di monitorarli, perché la malattia, essendo una malattia fungina, si trasmette e si diffonde facilmente. Come? Con la motosega, quando potiamo gli alberi o quando venivano potati gli alberi, passando da un platano a un altro, ecco qui che è facile trasportare questo micete anche su un esemplare sano. Quindi solo attraverso una manutenzione ordinaria? Non solo, ma anche gli stessi insetti, gli uccelli, trasportano e possono trasportare le spore di questo fungo, di questo micete, e quindi ahimè diventa. E allora di qui la necessità di effettuare appunto la lotta obbligatoria, di eliminare subito e di mettere in sicurezza la zona e di abbattere gli alberi immediatamente adiacenti. Poi il decreto ministeriale va oltre, perché ci dice che il tronco, che adesso vediamo lì, in realtà va smaltito secondo certi criteri, diventa rifiuto speciale. Poi sai bene che cosa significa questo, no? Comporta che naturalmente con quei tronchi noi non li possiamo usare per il compost, perché chiaramente se creassimo compost con una pianta malata, poi andiamo a distribuire non concime, ma andiamo a distribuire praticamente un concime inquinante che quindi si diffonde e si propaga di volta in volta. È pericolosissima perché, ripeto, comunque la è incurabile. Allo stato attuale non esistono cure, e tant'è vero che poi l'ordine che impartisce il Dipartimento della Regione per 5 anni in quella stessa area non si possano mettere a dimora
altri esemplari di platani. Cioè il vero ambientalista, la persona che diciamo tiene davvero e ha a cuore queste cose, una volta scoperto questo dovrebbe riflettere profondamente e chiedere, no, a chi di competenza, in questo caso al nostro comune, al commissario e agli uffici competenti, di estendere, di andare oltre, secondo me, diciamo questa zona focolaio, di andare a verificare se ci sono anche altri platani cittadini in cui ci sono segni, no? E io credo che ci siano, il sospetto è che c'è, passeggiando anche con qualche amico agronomo, che ci siano anche altri esemplari in città. Abbiamo un, ecco, questo Celtis presenta numerosi problemi che anche un non esperto, no, riesce diciamo a vedere. Per esempio queste macchie qui rappresentano una possibile patologia fungina, esatto, che può rendere la pianta non stabile e comunque pericolosa. Se vediamo questo altro, ecco, questo esemplare di Celtis, lo vediamo attaccato, no, da una serie di funghi. Ora questi non sono salutari, però ecco, per esempio qui vediamo, questo è crollato, credo, se non erro, circa un paio di anni fa, no? Dove vediamo questo, vedi, attaccato da tutta una serie di malattie fungine. Cioè continuare a dire che i platani di Piazza del Mercato non dovevano essere abbattuti, se quello che ho detto io è vero, se il Dipartimento della Regione Abruzzo, no, c'è un tecnico di laboratorio che ha eseguito delle analisi, no, o dobbiamo pensare che le ha falsificate. Beh, e questo però stiamo, sarebbe una... bravo, però questo, cioè, che altri, allora questa cosa va detta. Quando non viene detta e si continua a dire che quegli alberi devono essere salvati, credo che si stia dicendo una grande bugia e non si stia facendo un buon servizio che un giornalista, tanto che si scrive su Repubblica, tanto si scrive sull'ultimo, diciamo, quotidiano online d'Italia, non può permettersi, per dovere di verità. Io credo che gli uffici sappiano, no? Perché in quell'ordine, diciamo, di abbattimento che proviene dal Dipartimento di Regione regionale di agricoltura e foreste, no, c'è scritto chiaramente. Adesso chi di competenza dovrebbe verificare, ed io suggerisco non solo nel raggio di 300 metri che è la cosiddetta zona focolaio, ma andrei, mi preoccuperei, no, di verificare anche in altre situazioni. Beh, mi sembra del tutto evidente che c'è una diciamo disattenzione, o non c'è l'attenzione che c'era prima. Se non c'è disattenzione, comunque poco ci manca, e comunque non c'è la stessa attenzione che c'era prima, questo mi si può dare atto. Se io guardo anche i giardini, no, tra cui anche il giardino storico di Piazza d'Orlogna, l'impressione che si ha, Claudio, è che stia diciamo tutto tornando come e peggio di prima.